Bologna Medicina, è iniziato il Festival della Scienza Medica e siamo in Sala Renzo a Bologna a giocare a Pandemic. Cristian Zoli ci spiega che cos'è questo gioco. Pandemic, che vedete alle mie spalle, è un gioco da tavolo e in particolare è un gioco da tavolo collaborativo. A differenza dei giochi che tutti conosciamo e cui magari abbiamo giocato da ragazzi come Risico o Monopoli, un collaborativo ha delle caratteristiche molto diverse e cioè, come dice la parola, tutti i giocatori cooperano contro il gioco. E questo è abbastanza atipico, perché quando pensiamo a un gioco, anche se pensiamo a un gioco di carte o agli scacchi, ci immaginiamo sempre con un avversario. In realtà in giochi come questo tutti o vincono insieme o perdono insieme, quindi si sviluppa un senso di gruppo, di collaborazione molto interessante. In Pandemic in particolare, o Pandemia come si chiama in italiano, è stato uno dei primi a diventare famoso. Cioè ce n'erano anche altri, ma per molto tempo nel mondo dei giochi da tavolo il collaborativo era veramente l'eccezione, mentre negli ultimi anni, a partire anche da Pandemic, è stato assegnato un po' un passo importante nel 2007, ora sono davvero una parte importante, ci sono tantissimi titoli e anche molto apprezzati dai giocatori. Visto che siamo al Festival della Medicina abbiamo scelto un titolo che fosse anche a tema, infatti come dice anche il nome, in questo caso i giocatori hanno le parti di 4 o 5 ruoli specifici, c'è il medico, c'è il ricercatore e devono coordinare le loro azioni. La cosa difficile è far fare ognuno la cosa giusta, perché ogni personaggio ha delle caratteristiche particolari e per riuscire a contenere le malattie, trovare le cure e debellarle, ognuno deve fare la cosa giusta in quel momento, quindi c'è davvero uno sforzo collettivo di organizzare al meglio le tattiche in modo da ottimizzare il ruolo di tutti i giocatori. Allora, ognuno di voi può fare una cosa diversa, avete dei ruoli diversi, ok? Partiamo dal medico. Il medico durante un'epidemia tendenzialmente è un ruolo utile. Cosa fa il medico? Quando lui rimuove la malattia, con un'azione di solito ne rimuovi uno, il medico li toglie tutti. Quindi quando il medico va a curare la malattia che è già in gioco, li cura tutti. Quindi il medico è quello che bonifica le città, è molto utile soprattutto se le zone sono molto contaminate, ok? Il secondo è l'esperto delle operazioni, è quello che costruisce. Lui può costruire una stazione di ricerca senza avere la carta della città. Questo è molto importante, cioè per costruire una stazione di ricerca a Kinshasa dovrei avere la carta a Kinshasa. Se ci va lui, la può costruire senza avere la carta. Quindi, visto che queste servono sia per muoversi, sia per trovare le cure, bisogna essere qui dentro, l'esperto delle operazioni è abbastanza importante. Terzo ruolo, il coordinatore. Il coordinatore è lui, non fa niente, ma fa fare le cose agli altri. Cioè, con una sua azione, può muovere un altro giocatore. È molto importante perché, ad esempio, il medico è troppo lontano da un punto, non riesce ad arrivarsi nel suo turno. Il coordinatore, con una delle sue azioni, può muovere il medico. Praticamente lui sta fermo in un punto e coordina, è quello che di solito sta al telefono o al computer. Tu ti occupi di giochi da tavolo perché sei un autore di giochi, ma sei anche un formatore. Mi viene da chiederti, ma quindi si può imparare con un gioco? Quanto tempo abbiamo? Allora, questo è un argomento che mi sta molto a cuore, perché sì, come dicevamo, sono un autore freelance nel mio tempo libero, ma la mia prima attività è quella di formatore, quindi non mi occupo direttamente di educazione perché faccio formazione aziendale, quindi ad adulti, ma in entrambi i settori il gioco è sì un... non è solo possibile fare formazione, fare educazione col gioco, ma è anche uno strumento molto potente, perché quando giochiamo si attivano, si mettono in atto alcune parti che spesso non vengono fuori in una realtà, diciamo, normale. Quando ci sediamo a tavolo a giocare con qualcuno, già quello è uno sforzo molto importante. Cioè stiamo dicendo all'altra persona: io mi fido di te, so che rispetterai le regole, so che starai qui finché la partita non è finita, ma soprattutto mi apro a perdere con te. Cioè, questa è una concessione enorme che facciamo a qualcuno. Cioè,
il fatto che quando giochiamo è possibile che perdiamo. Oggi dei tavoli che erano qui, 2 su 3 hanno perso, fa parte delle regole del gioco, è un gioco molto difficile, quindi ci sta a perdere. E già questo, il fatto di essere disposti a perdere, instaura delle meccaniche positive molto forti. Normalmente nel mondo del lavoro lo sbaglio, l'errore non è possibile, è assolutamente da evitare, quando in realtà molto spesso per risolvere problemi, per fare cambiamenti, l'errore è una tappa fondamentale della comprensione, del percorso verso la soluzione. Il gioco in questo ci ricorda che avere un buon rapporto con i propri errori e usarli in maniera costruttiva, mantenere delle sfide bilanciate con le nostre capacità ed instaurare dei buoni rapporti di collaborazione sono sempre in qualsiasi contesto educativo o lavorativo dei passi fondamentali nella costruzione di una soluzione. Ti ringrazio Christian, adesso vado in Sud America a debellare la malattia gialla. Andiamo.